Ok, siamo qui con Andrea e Beatrice. Avete appena finito la presentazione della vostra cooperativa. Raccontateci un attimo che tipo di cooperativa avete presentato al gruppo dei professori e dei dirigenti della Formica che devono valutare il vostro lavoro. Okay. Noi abbiamo presentato una cooperativa sociale tipo A e quindi diciamo il nostro scopo principale era quello di servire dei servizi in agevolazione alle persone svantaggiate presenti nel territorio che è di nostra competenza e in più particolare abbiamo pensato di finalizzare la nostra attività nella fornitura di servizi riguardanti l'assistenza medica, sanitaria ma anche educativa o ad anziani o comunque persone con handicap o fisici o mentali o comunque a dei giovani che magari essendo straniero comunque con patologie particolari hanno delle difficoltà maggiori rispetto diciamo alla normalità ad apprendere o comunque a svolgere i compiti che gli vengono assegnati. E noi appunto avendo solo 6 soci ci siamo costituiti con una forma di una piccola cooperativa e ovviamente tutti e 6 soci erano individuabili in persone fisiche e abbiamo costituito un capitale sociale di 12.000 euro con 8 quote da 250 euro a ciascuno per avere anche diciamo, una parità a livello generale. Ok, insomma un lavoro davvero interessante, scrupoloso. Invece per quanto riguarda il lavoro di gruppo, è emerso un attimino anche il senso del lavorare insieme, cioè come è andata da quel punto di vista con il gruppo? Cioè avete trovato affinità, divergenze, è andata subito bene dall'inizio oppure ci sono stati delle difficoltà? Allora, inizialmente ci sono state sicuramente delle difficoltà, delle divergenze più che altro di tipo caratteriale, infatti principalmente per la divisione del lavoro, dato che abbiamo deciso in base a un criterio di 2 grandi macro gruppi, cioè uno di tipo giuridico e l'altro di tipo economico-finanziario. Quando abbiamo iniziato con lo svolgimento del lavoro non è stato subito semplice, però comunque il fine principale era quello di conseguire un progetto e soprattutto in ambito di cooperazione, dato che era proprio riguardo alla nascita di una cooperativa e quindi proprio per conseguire al meglio questo fine poi tutto è andato per il meglio mettendoci d'accordo anche su cosa svolgere, in che modo farlo e niente, è finito tutto bene. Quindi è emerso lo spirito cooperativo, diciamo? Sì, assolutamente, è quello che poi ci ha unito di più dopo le divergenze iniziali proprio per far emergere questo spirito di cooperazione e quindi concludere il lavoro proprio sulle cooperative. Visto che avete concluso alla grande con un finale tutto in inglese, in lingua inglese, quindi sicuramente puntate ad un voto molto alto. Speriamo di sì, nel senso che chiaramente appunto essendo un compito in realtà e prof dovendosi dare comunque una valutazione abbiamo pensato che fare un'esposizione in lingua inglese essendoci anche la prof d'inglese sarebbe sicuramente stato a nostro vantaggio in quanto comunque è qualcosa in più che abbiamo portato e che non tutti portano.